La Sala Frau si trasforma in un palcoscenico per un'opera che si intitola Il Serpente. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Che cosa si dicono gli uomini? Certi giorni vado per la strada e vedo gente al caffè che parla. Gente per la strada che parla muovendo le mani. E le parole dell'uno si accavallano a quelle dell'altro. Ma che cosa si dicono? Che cosa hanno da dirsi? Ma dove si trovano gli uomini per parlarci insieme? Ho provato a andare al caffè, ma ho parlato soltanto con il cameriere. Con mia moglie abbiamo parlato pochissimo prima di sposarci. Poi ci siamo sposati e adesso non parliamo quasi mai. Io invece ho scoperto il canto, che è un modo di esprimersi anche quello, e la mia vita è cambiata. Io ho un negozio di francobolli in via Remula, a Roma. Di solito i clienti sono molto giovani o molto vecchi. Ho una grande pietà per i miei clienti, perché li capisco. Anche se a me dei francobolli non mi importa niente. Un giorno entra nel mio negozio Furio Stella. Io lo conoscevo di vista attraverso le fotografie sui giornali. Quando hanno trovato sua moglie assassinata, Furio Stella è noto come critico musicale di polifonia italiana. Nel mio negozio era venuto a cercare dei francobolli di soggetto musicale che gli servivano per la copertina di una pubblicazione. I francobolli che voleva lui non c'erano, però prima di uscire mi disse: venga a trovarmi. Ho in mente di formare un coro di amatori sul tipo dei cori dei paesi del nord. Il canto è come la parola. Il canto mentale è come il pensiero. Non lo dico perché l'ho inventato io. Furio Stella non capì niente, si mostrò ottuso nei miei riguardi. Perché non canta? Mi domandò. Sto cantando? Dissi io. A me pare che non canti, e io le dico che canto, allora le dirò che io non la sento. Questo è esatto, dissi io. Lei non mi sente perché io canto mentalmente.